venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, abbiamo tra le mani i lavori scolastici di Fra Pio da Pietrelcina, ricordiamo il giovane frate cappuccino, studente cappuccino in vari conventi della provincia religiosa. Lui aveva i suoi appunti, aveva i suoi quaderni e i confratelli, in modo particolare padre Gerardo di Flumeri, ha fatto un ottimo lavoro mettendo insieme diversi lavori scolastici, tutti diversi quaderni, e all'interno c'è qualche tema interessante che volevamo condividere insieme, ad esempio come quello di un figlio sulla tomba della mamma. Il padre insegnante dava delle indicazioni, dei temi, come accade in tutte le scuole, e gli studenti dovevano scrivere. E lui chiama questo ragazzo Anselmo, Anselmuccio. Anselmuccio, figlio di un povero calzolaio, conta appena 12 anni e non ha più nessuno. Né padre, né madre, né fratelli, né sorelle, nessuno. Tutti, l'uno dopo l'altro, gli sono morti. Ed è rimasto solo uno di casa. Egli, per scampare la vita, è costretto ad andare da mane a sera in uscio a chiedere un po' di carità. Il giorno di tutti i fedeli defunti non sa tenersi in pace in casa sua, pensa e ripensa soprattutto alla sua cara mamma che era morta pochi mesi addietro. E questo funesto pensiero lo commuove sino alle lacrime. Accesosi pertanto il povero Anselmuccio del desiderio di versare quelle lacrime sulla tomba della povera genitrice, si rivolse così di portarsi al cimitero. Il sole non era ancora del tutto apparso sull'orizzonte quando questo desolato figliuolo esce di casa per recarsi al cimitero. Povero figliuolo, ha indosso un vestito tutto lacero, capo scoperto, piedi nudi, occhi pieni di lacrime, viso pallido come la morte. Tutti commuove, tutti fa piangere. Egli più si avvicina al cimitero e più nel petto gli si accresce l'affanno. Al cancello di quel sacro recinto si sente quasi mancare l'animo ad entrarvi e vorrebbe voltarsi, tornare indietro, tanto è il dolore che gli martella il petto, ma fattosi animo vi entra. E studiato il passo si reca sulla tomba della sua cara mamma. Quivi, gittatosi in ginocchio con la faccia per terra, bacia e ribacia quella sacra tomba che racchiude in seno le ossa della mamma. Oh, quanti ricordi si affacciano alla mente di questo povero orfanello. Ora sembra di vedere la mamma che lo bacia, ora lo accarezza, ora che gli dà dei bei consigli. Ed ora pare che gli dicesse: Anselmuccio, hai fame? Anselmuccio, hai sete? Tutti questi pensieri che affollano la sua mente di questo sconsolato figlio. Infine Anselmuccio rivolge gli occhi al cielo e fa questa breve preghiera. O mio caro Dio, voi mi avete tolto l'unico tesoro che avevo, sia fatta la vostra santissima volontà. Ora però piacciavi di accogliere nel vostro regno la sua bell'anima.